Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio in cui vi voglio far vedere una bellissima cosa. Dopo questa stronzata vi farò vedere, aspettate che ho sbagliato qua, ok? Come fottere chiunque, in poche parole, guardate. Allora, facciamo una cosa random e questo è uscito. Uscito questo e questo si chiamano schiacciapolli. Voi vedete i mostri che fanno. Dopo aver visto questo, come fanno i polli, guardate. Voi schiacciate un'altra volta e sicuramente sono morti. Probabilmente magari rischi che non muoiano tutti, ma in questo caso sono morti tutti. Potete tornare giù a pigliare i resti dei polli, guardate. Oh, polli di merda. Ok, poi, ah, qua mi sono dimenticato di far spawnare i creeper, scusatemi. E i creeper, sì, perché posso fare, io faccio con i polli perché mi stanno più sulle palle, sono quelli che corrono di più. Ok, dopo questo, vi faccio vedere come fanno i polli a bruciare. Ok, guardate, i polli cadono, però mi ero dimenticato di chiudere questo, che era sistema di raffreddamento, perciò i polli non sono bruciati. Però in poche parole, guardate, non vi faccio vedere cosa ho sbagliato io per colpa mia, perché avevo fatto il video, però poi mi ero dimenticato di registrare il gioco. Ho registrato soltanto la voce. Ok, guardate, qua sopra ci sono i polli, lo faccio vedere un attimo, anche se il sistema meno male l'avete visto. E ci sono i polli. Loro cadono, bruciano, guardate come bruciano. Bruciati, voi attivate il sistema di raffreddamento, l'acqua scende e basta. Finito così. Ok, dopo vi voglio fare vedere questo che serve per intrappolare tipo i creeper. Guardate, ne attiriamo uno. Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Dai, entra. Entra, entra. No, non entra. Non entra, vabbè, non entra, allora faccio vedere prima questo. Entra di qua, ok, ora è rimasto fottuto, non può più uscire. È bloccato completamente. Basta che non ci andiamo troppo vicini, non è vero, mi sono dimenticato di chiudere lì, cazzo. Ma cosa faccio? Ma cosa faccio? Via, 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 via. Ecco, esploso. Mi ero dimenticato di mettere qua. Perché prima era esploso un creeper così. Che cazzo vuoi? Non fai niente. Schifoso sudicio bastardo. Guardate comunque, se faccio spawnare qua dentro un creeper, questo non riuscirà più a uscire. In nessun modo proprio. Invece se faccio spawnare qua un pollo. Sì, ma se vai dalla parte giusta. Vedi che i polli sono troppo inutili. Vai di lì. Schifoso pollo. Vai lì. No, vai lì. No, non lo metto qua, lo picchio. Ecco. No! Come ho fatto a uscire? Ecco, vedete? È rimasto intrappolato, ora non riuscirà più a uscire, ma senza picchiare in genere se vi seguono, se restano incastrati. Nel video precedente l'avevo fatto con uno slime, però comunque con qualunque mostro riuscirete a farlo, tranne se sono troppo obesi, in poche parole. Vabbè, per questa prima parte, ah no, mi sono dimenticato di farvi vedere l'ultima parte, che è questa, l'avvelenatore, dove i poveri polli si ammalano. Vi ricordo, chiamate il 112 per il 118 1284 per salvare i polli in Ucraina. Ok, dopo questa stronzata, guardate, i polli vengono avvelenati con pozioni di avvelenamento, danneggiamento, poi dopo potete andare giù a raccogliere le cose. Ma ciò dopo questo primo. Ah, vedi, intanto qui perché non riesce più a uscire. E dopo. Ah, vabbè, faccio vedere brevemente il sistema di redstone. Qua è collegato con un inverter lì. Sistema. Un bordello, in poche parole. Quindi, se volete una specie di tutorial, lasciatelo nei commenti. Magari vi faccio anche il download della mappa. Vi lascio. Perciò, adesso ci becchiamo con la seconda parte. No. Bella ragazzi, rieccoci con la seconda parte della mappa in cui vi farò vedere alcuni piccoli sistemi. Questo qua ad esempio è un cannone, quello per spararsi in aria. Anzi, aspettate che faccio una cosa. Ecco. È più figo. Immaginatevi di. Questa cosa si chiama la parte multiplayer, stiamo parlando. Infatti, questa parte ve la vorrei far vedere con più calma perché allora.
Questi metodi possono servire, sono metodi semplici, molto semplici, però potrebbero servire. Allora, vi faccio vedere prima questo, che è la prima costruzione che ho fatto. Voi state, immaginatevi, sta scappando, il player vi sta inseguendo, voi scappate, vi immagina, avete lasciato la porta aperta, ma invece voi fate così, lui è dentro e rimane fottuto. Se vuole, se è riuscito a rimanere qua, voi lo potete deridere, tipo... E lui rimarrà fottuto perché lui non potrà più uscire da qua. Vabbè, voi se volete liberarlo. Però oltre non penso vogliate liberarlo. Però vabbè. Allora, vi faccio vedere questo. Che però io non ho potuto fare. L'ho dovuto fare col void. Voi dovete fare un buco enorme con bassa illuminazione. Vedete, un player vede una chest là. Dice: oh cazzo, c'è una chest! E poi cade perché qui c'era un buco. Vabbè, ne serve molta poca illuminazione, avendo un mondo super piatto che è di 4 blocchi in altezza, perciò non ho potuto fare niente. Quello lì lo voglio lasciare per ultimo, ma voglio fare questo che è come un tunnel enorme, uno non si aspetta niente, e op! Corre, 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 perché sta inseguendo un player e muore. Perché uno se lo sa, muore. Cioè, perché uno, se uno non lo sa, muore. Fine, l'ultimo è il cannone per distruggere a distanza i nemici. Però servono parecchi materiali, tipo guardate, ma penso che bene o male lo conoscete già il cannone. Perciò il ritardo, il delay qua dovrebbe essere massimo di 10. Non so perché ha sparato fino lì, l'altra volta ha sparato fino là. Fa niente, adesso non è importante, ve lo ricaricate e ci mettete lì. E vabbè, il cannone penso che meno male comunque più o meno tutti lo conosco. E infine questa, che forse io non ho mai visto, visto da un mio amico. E questo è il peggio modo per fare i trick shot. Però vabbè, tipo vedete, è una figata. Solo che era bello, però mi sa che se, in survival, se lo fate in survival morite. Perché adesso vediamo e terminiamo poi il video così. Altro detto, io volevo prendere con più calma, poi sono andato più veloce dell'altro. Però cioè, perciò sono sbagliato. Perciò fa niente, guardate, come sale. Boom! Ah, già sono mezzo morto, perciò. Guardate. Boom. Ok, sono morto. Zio l'ha toccato terra troppo forte. Vabbè. Ok, quindi queste sono le tre strutture. Magari vi faccio vedere un attimo il sistema di redstone. Qui l'ho lasciato aperto solo per farvelo vedere. Vedete, qui ci sono semplicemente dei pistoni invertiti con sotto della lava. Qui non c'è niente di sistema di redstone. Qui sono semplicemente della TNT collegata che con l'acqua non implode. Qui vabbè, il cannone che spara un'altra cosa con l'acqua viene sparato via e siccome è ritardato esplode più in là. Poi di qua invece l'ho fatto vedere di qua non c'è niente di che, soltanto un buco enorme dove non c'è più luce. Perciò per questo episodio è tutto, passate sul mio canale se volete vedere qualche stronzata. Oppure se volete vedere serie di Minecraft, che tra l'altro è in corso una serie di è in corso una serie di Minecraft molto bella, molto divertente. E perciò passate sul mio canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento soprattutto e ci vediamo al prossimo episodio. Bella!